Estate, tempo di girasoli. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, estate, tempo di girasoli, ma non girasoli comprati dal fioraio, bensì girasoli creati con le nostre mani e un po' di carta velina. E allora aspettate di passare sul piano da lavoro e vedrete. Intanto vi ricordo di iscrivervi tutti sulla mia pagina Facebook Arte per te, il link lo trovate qua sotto, e sul mio profilo Instagram Arte per te, per avere anteprime e ogni giorno dei video nuovissimi. E vi ricordo anche di attivare la campanella per ricevere le notifiche di ogni video che andiamo pubblicando qui su Arte per te. Adesso basta chiacchierare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri girasoli realistici. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri bellissimi girasoli di carta. Un paio di forbici, una matita, della colla che può essere la block, l'attaccatutto, piuttosto che della normalissima colla a caldo, un compasso, dei colori qualunque voi vogliate. Io per semplificarvi la cosa vi faccio vedere gli acquerelli, ma vi faccio vedere anche il metodo di coloritura nella carta in questo video qui, dove abbiamo fatto insieme le ortensie con la carta velina. Quello è il metodo di coloritura più veloce che esista. Questo è anche semplice e intuitivo, è della carta velina. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo della carta velina e ricaviamo col compasso dei cerchi. Io farò apertura 8, ma voi potete farli un po' come più vi aggrada. Dalla grandezza del cerchio dipenderà l'ampiezza della corolla del vostro fiore, quindi regolatevi di conseguenza. E ritaglio la carta così, in multistrato, diciamo così, e con un taglio solo ricavo vari cerchi. A questo punto dividiamo i cerchi in vari gruppetti, ce ne serviranno 3 o 4 per la corolla, 3 o 4 per la parte interna e un paio per la parte esterna del fiore. Semplicemente con dell'acquarello coloro la velina, semplicemente così, passando l'acquarello in maniera più o meno delicata. Potete colorarli anche per immersione con del colorante alimentare in una bacinella colma d'acqua, come vi ho fatto vedere nel video delle peonie che vi lascio dove c'è la I col pallino, oppure colorarla con qualunque colore voi abbiate a disposizione. Vengono bellissimi con l'acqua brush, vengono bellissimi comunque voi vogliate, e non importa che sia una pennellata uniforme, assolutamente no, perché tanto poi la carta verrà ritagliata. Potete aggiungere anche delle screziature di altri colori e fare asciugare. Naturalmente dipingete sia la parte frontale che la parte retrostante, che avrà bisogno di molto meno colore perché la velina è talmente trasparente che farà passare la pigmentazione anche dall'altra parte. Fatene per ogni girasole almeno 3-4 gialli, almeno 4 marroni e 4 verdi. Cominciamo a creare la nostra corolla di fiori. Innanzitutto prendiamo 4 dischetti gialli e sovrapponiamoli, impiliamoli così. Quindi pieghiamo a metà i nostri dischetti e schiacciamo bene, ripieghiamo a metà e rischiacciamo bene, ripieghiamo a metà e ripieghiamo a metà, ok? Deve venire un triangolino piccolo così, più o meno a un terzo, 2,5 cm, 3 cm, creiamo queste due stanghette e poi disegniamo il petalo.
ok? Con le forbicine, più che con le forbici, vi consiglio, non vi preoccupate che questa volta la sagoma sulla pagina Facebook di Arte per Te ve la metto, il link lo trovate qua sotto in info box. Bene, taglio le due alette laterali, una e due. Allora, questo fiore sarà molto delicato perché sarà attaccato al resto solamente da una piccolissima porzione. Quindi anche quando ritagliate, per questo ho preso le forbicine, cercate di essere molto 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 delicati. Tanto, come vedete, le forbicine, la velina la tagliano, voilà, e precisi. Se qualche petalo non si sarà aperto nel taglio principale, non vi preoccupate, vedete, lo troverete unito adesso quando aprirete i vari strati e potrete quindi sistemarlo così in corso d'opera. Non è un lavoro che deve essere fatto in maniera super precisa, quindi tranquilli. In maniera delicata sì, ma super precisa no. Apriamo delicatamente, apriamo, scolliamo i petali gli uni dagli altri delicatamente, perché sono tenuti soltanto da questa piccolissima linguetta, e una volta aperti i nostri petali, stacchiamo i foglietti ad uno. Questa è la parte più difficile del lavoro. Superata questa, è tutta una passeggiata. Una volta fatta la corolla, dedichiamoci al centro. Prendiamo 4 cerchi con i toni del marrone, pieghiamoli a metà e pieghiamoli ancora a metà e tagliamo il laterale e poi a frangine. Se avete le forbici che praticano più tagli contemporaneamente, potete usare anche quelle. Io le ho, però ragazzi, devo essere sincera, mi trovo meglio così. E quello che avremo sarà questo. Ultima parte, invece, la parte sottostante. Prendiamo 2 verdi, i miei si sono macchiati col marrone, ma devo dirvi ragazzi che non tutto il male viene per nuocere, mi piacciono un sacco così screziati. Piego e ripiego e a quasi metà faccio dei petalini più piccoli e taglio. A questo punto assembliamo i nostri fiori. Prendiamo innanzitutto i centrini, quelli con la frangetta marrone, pieghiamoli in due e dal centro e arrotoliamo. Voilà! Prendiamo un po' di colla qui sul bordo esterno e appiccichiamo. Prendiamo anche i nostri petali, impiliamoli l'uno sull'altro, chiudiamoli a metà e ancora a metà, così, e tagliamo una parte del cono finale, così, ok? Avremo questi petali col foro al centro. Prendiamo questi petali, mettiamo un punto di colla su ognuno di questi cerchi e facciamo in modo di impilarli l'uno sull'altro, così,
in maniera che i petali si incrocino tra loro. Bella questa corolla, eh? Adesso prendiamo la nostra parte e nella parte esterna delle frangine e anche un po' qui, ma soprattutto nella parte esterna verso l'alto, verso il fiore, facciamo andare un po' di colla. Così teniamo dal basso e infiliamo all'interno del conetto, così. E abbassiamo quanto più possiamo i petali. Ta-da! A quest'ora io vi immagino tutti, oh, ma dai, oh, lo so, perché è la stessa cosa che ho provato anch'io quando ho visto questa tecnica. Bello, no? Adesso definiamolo, quindi anche qua pieghiamo e ritagliamo il centro su tutti tranne che su uno, mi raccomando. Mettiamo un po' di colla attorno ai nostri petali, coinvolgendo anche un po' i petali, sulla base del petalo mettete la colla e facciamo scendere così il nostro verde, che attaccheremo raggrinzendolo un po', perché essendo più piccolo avrà un maggiore disavanzo, e facendolo attaccare, non vi preoccupate, perché poi tutte queste pieghette, avendovi fatto lasciare uno libero, non si vedranno. Adesso tagliamo l'eccesso di tutto, così apriamo il fiore, mettiamo la colla sul retro e appiccichiamolo così, e a questo punto il nostro girasole, che sembra vero, è bello e pronto per andare ad adornare i nostri pacchettini. Se lo vogliamo far sembrare ancora più vero, spingiamo verso il centro la parte centrale e voilà, il gioco è fatto. Bellissimo, bellissimo il nostro girasole, spero che vi piaccia. Guardate come un materiale semplice e povero come la carta velina possa diventare un qualcosa di eccezionale. La carta velina la trovate in tutte le cartolerie, i fogli enormi costano tipo 20 centesimi e sono veramente veramente grandi, e potete farci tantissime cose. Le ortensie sono altrettanto belle, vi metto il link qui dove ce l'hai col pallino, e basta, che dirvi ragazzi, questa è la mia proposta per un girasole bellissimo. Volendo potete forare e infilare il gambo, ma il gambo del girasole è un gambo molto molto grosso, quindi dovreste trovare qualcosa di adatto, ma anche così da adagiarli su dei pacchetti sono molto molto belli. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, e buona estate a tutti, ciao. Visto che belli i nostri girasoli, ma non sono belli proprio come quelli veri, solo che questi non appassiscono mai, proprio come la vostra creatività. E allora, se il video vi è piaciuto, pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e naturalmente venitemi a trovare sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon'estate, ciao!